dell'acido alfa-lipoico. L'acido alfa-lipoico che sappiamo tutti essere un cofattore di vitale importanza per tutte le cellule del nostro organismo. È, come dice il termine, un acido grasso che svolge un'importantissima azione antiossidante in quanto agisce come una vitamina, come un cofattore, come un coenzima importante nel metabolismo energetico, e adesso vedremo, come già abbiamo spiegato, l'importanza e la stretta relazione che esso ha con le vitamine e quindi con degli integratori su base vitaminica per ottenere praticamente una notevole efficacia terapeutica e quindi per migliorare notevolmente il dimagrimento. Come dicevamo, e lo ricordiamo ancora, l'acido alfa-lipoico è un cofattore enzimatico che agisce all'interno del ciclo di Krebs, quel ciclo che va a utilizzare l'ossigeno come l'elemento ossidante, accettore di elettroni, capace di tirare fuori il massimo dell'energia dagli alimenti. Quindi non è un processo fermentativo, quello che accade praticamente all'interno del mitocondrio con il ciclo di Krebs, ma è un metabolismo ossidativo aerobico. E questo rappresenta il ciclo di Krebs proprio quella complessità di reazioni metaboliche fondamentali per produrre energia a livello cellulare. Perché ci ingrassiamo? Perché andiamo sovrappeso? Che cosa vuol dire oggi avere la sindrome da insulinoresistenza? Vuol dire avere una incapacità praticamente di metabolizzare i nostri alimenti che invece andiamo ad accumulare andando incontro a quella condizione. Che significa praticamente io non brucio quello che mangio, ma lo accumulo. E questa è quella nota che molte volte infastidisce le persone, che vedendo il caro amico che mangia e non ingrassa, invece le persone talvolta basta un piccolo sgarro per mettere su peso. Quindi questo acido alfa-lipoico è importantissimo per attivare il metabolismo energetico, viene ampiamente utilizzato, io questa sera ne sto parlando proprio perché mi viene richiesto dal mondo del culturismo, da più persone, proprio perché essendo un cofattore enzimatico che va ad agire su tutte le idrogenasi dell'organismo, è attivo sia in fase acquosa a livello citoplasmatico, sia in fase lipidica a livello delle membrane. È quindi praticamente una componente importante che noi possiamo fornire al nostro organismo, un integratore importante per aumentare l'energia. Spendiamo due parole velocissime anche sull'azione fortemente antiossidante che ha l'acido alfa-lipoico, e molti lo assumono esclusivamente per questo. Una delle azioni più importanti che dobbiamo ricordare dell'acido alfa-lipoico è quella praticamente di essere, diciamo, importante sui radicali liberi che si sviluppano a livello neuronale, dando alle malattie neurodegenerative. Infatti molti neurologi tendono a prescrivere integratori o comunque alimenti nutraceutici, cioè dei principi di integrazione che contengono l'acido alfa-lipoico con i nomi più svariati, proprio per ottenere, diciamo, un ripristino della funzione nervosa, specialmente quando le persone hanno quelle parestesie agli arti, quei sensi di addormentamento. E quindi possiamo dire che l'acido alfa-lipoico è un antiossidante importante che agisce sui radicali liberi dell'ossigeno e anche quelli dell'azoto. E questa è un'azione diretta, protettiva, che fa l'acido alfa-lipoico sulle nostre cellule, proteggendole dai radicali liberi, in particolar modo quelle del tessuto nervoso. Inoltre, lui non agisce solo direttamente bloccando i radicali liberi, ma agisce anche favorendo l'azione di elementi antiossidanti come il coenzima Q10, come il glutatone, che tutti sappiamo essere praticamente l'antiossidante più potente che abbiamo nella fase 2 della disintossicazione o detossificazione del fegato. Il glutatone GSH, e deve essere il glutatone ridotto, è fondamentale proprio per avere questa azione, diciamo, antiossidante. Quindi il coenzima Q10, il glutatone, la vitamina C, che abbiamo già parlato, la vitamina A e la vitamina E, e serve a rigenerarle. Inoltre l'acido alfa-lipoico avrebbe un'azione importante sui metalli pesanti come il piombo ed il mercurio. Oltre quindi a queste
7 sui radicali liberi indirette sull'attivazione di alcuni fattori antiossidanti come il coenzima Q10 e le vitamine è importante dal punto di vista metabolico, e questa è una nota che poi parleremo in maniera importante, perché interviene nel metabolismo ossidativo degli zuccheri facendoci perdere peso, in particolar modo migliora la sensibilità all'insulina del glucosio delle cellule muscolari, aumentando così la penetrazione del glucosio all'interno delle cellule muscolari, andando così a ricostruire quel glicogeno muscolare così fondamentale per darci quell'energia essenziale per poter affrontare la nostra fatica quotidiana, sia in termini di lavoro intellettuale sia in termini di lavoro fisico, e soprattutto, come dicevo prima, se svolgiamo una regolare attività fisica intensa per migliorare i tempi di recupero, per farci perdere peso più rapidamente, per aumentare e gonfiare i nostri muscoli e aumentando la sensibilità all'insulina e quindi evitando che il glucosio in circolante venga raccolto dal fegato, se i livelli di glicemia si innalzano e trasformato quel glucosio a livello citoplasmatico dei lipociti in trigliceridi ad essere trasportato poi nei depositi adiposi, al contrario con l'acido alfa-lipoico noi lo inviamo nei muscoli e otteniamo l'effetto di riduzione praticamente della glicemia, quindi ha un effetto ipoglicemizzante naturale e previene con questo tantissime malattie cardiovascolari epatiche e soprattutto quella che dicevamo prima, la neuroterapia diabetica, per cui diventa importante in una malattia metabolica come il diabete e tutte le complicanze del diabete per aiutarci ad abbassare la glicemia e talvolta per ridurre quell'assunzione di quegli ipoglicemizzanti orali come la metformina, che sappiamo avere tanti effetti collaterali. E soprattutto per noi diventa l'acido alfa-lipoico importantissimo per affrontare la dieta chetogenica. Perché? Perché ci aiuta ad abbassare la glicemia, abbassare quindi l'insulina, aumentando la sensibilità all'insulina delle cellule, in particolar modo delle muscolari o di quelle che adipose epatiche, abbattendo così il muro di insulina resistenza e mettendo l'organismo in una condizione, l'organismo quando scende la glicemia e si abbassa l'insulina, di sciogliere il grasso. E quindi questo ci permette di portare gli acidi grassi a livello dei mitocondri epatici per poter poi essere trasportati all'interno della carnitina ed essere metabolizzati. Quindi svolge un'importante funzione nel dimagrimento e nell'attivare il più rapidamente possibile lo stato di chetosi. Quindi stiamo parlando di un alimento fondamentale nel prevenire l'insulino resistenza, di cui ne parleremo dopo e ne parleremo soprattutto in relazione alle vitamine, come già abbiamo ampiamente accennato. Per cui possiamo dire in una piccola ricapitolazione che l'acido alfa-lipoico quindi è importante per il metabolismo energetico, è importante per entrare rapidamente in chetosi, è importante per abbassare la glicemia e quindi agisce contrastando il diabete e riducendolo, agisce abbassando perché siccome porta a metabolizzare lo zucchero e non a trasformarlo in grasso, abbassa e combatte le dislipidemie come il colesterolo e i trigliceridi, l'arteriosclerosi, le patologie neurodegenerative, ne abbiamo parlato, e dargli praticamente ischemici come l'infarto ictus, e quindi è un potentissimo integratore antiossidante e soprattutto la sua attività anti-invecchiamento, scusate, e quindi soprattutto la sua attività anti-invecchiamento viene attribuita al fatto che preserva la corretta integrità funzionale e strutturale di tutti i tessuti e gli organi, in particolar modo organi metabolicamente impegnati, l'organo metabolicamente più impegnato, il fegato, ottimizzando a livello epatico il metabolismo del glucosio, riducendo la formazione di composti o complessi avanzati di glicosilazione, che sono la glicosilazione, soprattutto le proteine, uno dei fenomeni maggiori di invecchiamento. Qual è il dosaggio che noi consigliamo? Un'importante dose d'attacco da 300 a 600 mg al giorno. Consideriamo che il nostro integratore per ogni compressa, parliamo di una scatola di una pilloliera di 60 compresse, contiene praticamente acido alfa-lipoico per 600 mg, che è il dosaggio massimo giornaliero accettabile, considerando 300 il mantenimento, 600 quello terapeutico. Noi addirittura consigliamo nelle condizioni in cui ci sia una
come posso dire, una condizione di iperglicemia, un dosaggio di due compresse al giorno pari a 1200 mg. Inoltre, che cosa dobbiamo dire di questo integratore? In questo integratore noi troviamo vitamine importanti che avevamo anche all'interno del nostro complesso vitaminico multiminerale, multivitaminico, sono la B1, la B2, la B5 e la B6, che sono importantissime e poi le vedremo nelle loro funzioni. Queste vitamine sono presenti all'interno al 100% del valore nutrizionale di riferimento e sono le vitamine la B5, la B6, la B2 e la B1. Esattamente, l'abbiamo detto al contrario, ma è lo stesso. E queste vitamine praticamente servono proprio, capiamo, vanno messe perché l'acido alfa lipoico le consuma, le esaurisce, quindi vanno integrate. E quindi capiamo bene come l'acido alfa lipoico, con questa azione indiretta di andare a mettere in funzione tutte queste vitamine che vengono consumate in processi metabolici enzimatici, e quindi praticamente sono fattori soprattutto attività fattoriale, diventa importante per attivare il metabolismo energetico. Adesso lo vedremo, per ogni vitamina vedremo i loro effetti. La cosa importante che noi dobbiamo considerare è che l'acido alfa lipoico, e soprattutto il fatto che ci faccia entrare rapidamente in chetosi e ci favorisca l'abbassamento del muro dell'insulino resistenza, inducendo uno stato di ipoglicemia, che però non è ipoglicemia, ma ed entrare, abbassare l'insulina e iniziare a sciogliere il grasso, ci va a contrastare quella che è oggi una patologia multifattoriale che rappresenta forse il pericolo più grave dei paesi occidentali civilizzati, che è la sindrome metabolica. La sindrome metabolica è una condizione silente in cui il soggetto fondamentalmente non ha nulla, però ha dei parametri praticamente alterati, e questa sindrome metabolica apre la porta alla malattia metabolica, il diabete di tipo 2 o diabete mellito di tipo 2, quello metabolico da insulino resistenza, e altre patologie molto importanti. Andiamo a capire che cosa è la sindrome da insulino resistenza, e non ci stancheremo mai di parlare della sindrome da insulino resistenza, che è fondamentale. La sindrome da insulino resistenza è quella quando sono presenti almeno tre dei fattori che adesso andiamo ad elencare, anche se la scuola americana già considera due fattori come indicatori per la sindrome di insulino resistenza. E quali sono i fattori? Sono prima di tutto il giro vita, che non deve superare gli 88 centimetri in una donna e 102 negli uomini, ed è legata a questo aumento del giro vita all'eccessiva presenza del grasso viscerale, il grasso viscerale o il grasso metabolico, quello addominale, che è molto pericoloso. Poi un altro fattore di insulino resistenza è quando la glicemia sale a valori, praticamente a mattina risveglio, sui 110 mg per decilitro, quindi superiore o maggiore a 110. Inoltre, un altro fattore è quando i trigliceridi sono superiori a 150 mg per decilitro. Quindi capiamo bene che se uno ha il giro vita alto, la glicemia alto, il giro vita alto, il trigliceride alto, la giro vita, la glicemia e i trigliceridi, è una condizione grave di insulino resistenza. Inoltre, un altro fattore importante a fianco ai trigliceridi, che riguarda sempre i grassi, è il colesterolo buono, l'HDL. Questo è un fattore importantissimo, specialmente nelle donne che entrano in menopausa, per valutare il loro stato di salute cardiovascolare. Quando l'HDL scende sotto inferiore a 40 negli uomini e sotto i 50 mg nelle donne, diventa praticamente un fattore, diciamo, importante. Inoltre, la pressione arteriosa non deve scendere praticamente al di sotto dei 130, non deve salire, scusate, sopra 130 millimetri di mercurio, non deve mai superare la minima, gli 85 millimetri di mercurio. E questi fattori sono molto importanti. Altri fattori di insulino resistenza sono la familiarità per il diabete, cioè un familiare stretto
un fratello, una sorella, un papà, una mamma, un nonno che hanno avuto un diabete, diciamo di tipo 2 prima dei 65 anni, e poi soprattutto quelle donne che danno alla luce bambini con un peso superiore ai 4 kg o gli stessi bambini che sono nati con pesi superiori. E del trattamento dell'insulino resistenza si è visto oggi l'importanza del complesso vitaminico B. Le vitamine B servono soprattutto a combattere fattori di stress e come producono il cortisolo e quindi tendono ad innalzare il muro dell'insulino resistenza, perché sappiamo che il cortisolo prodotto in condizioni di stress è un fattore ormonale in grado praticamente di agire in modo controinsulare, e soprattutto e quello che praticamente oggi poi ci preoccupa anche con il Covid è lo stress ossidativo, che noi dobbiamo assolutamente ridurre, e questo avevamo visto già l'importanza dell'acido alfa-lipoico, lo stress ossidativo per ottenere praticamente quello che è la massima azione, la massima efficacia la massima efficacia dell'acido alfa-lipoico. Quindi noi capiamo bene quanto sia importante per il nostro organismo andare a prendere in considerazione l'assunzione di un complesso multivitaminico, multiminerale da associare alle nostre vitamine. Complesso vitaminico B ci permette in una maniera molto importante di andare ad abbassare i livelli di insulino resistenza all'interno del nostro organismo, ponendoci praticamente in una condizione migliore rispetto al rischio di malattie cardiovascolari, ma anche di malattie renali ed epatiche, perché chi soffre di insulino resistenza ha un rischio 4 volte più elevato a chi non ne soffre. Inoltre si aumenta notevolmente il rischio di infarto e ictus, e proprio poi, come dicevamo, l'insorgenza del diabete tipo 2 è un altro elemento a cui predispone l'insulino resistenza, e l'aumento del tumore della mammella, in cui ci vuole anche una componente familiare per aumentare notevolmente il rischio, ma già essere insulino resistente, una donna insulino resistente ha più rischio di contrarre un tumore della mammella, così come l'uomo ce l'ha di rischiare, diciamo, il tumore della prostata. E quindi praticamente noi sappiamo quanto sia importante all'interno del nostro organismo avere anche, ne abbiamo parlato, quelle specie probiotiche che favoriscono la formazione del complesso della vitamina B, in particolar modo di quelle vitamine che sono coinvolte nel metabolismo energetico, come la vitamina B1 e la vitamina B12, e vediamo che l'acido alfa-lipoico al suo interno ha la vitamina B1, perché questa risulta coinvolta in quello che è il metabolismo energetico, che va a essere consumato proprio dall'azione dall'assunzione dell'acido alfa-lipoico e dal fatto che il nostro corpo lo produrre. Inoltre la vitamina B3, che favorisce la circolazione del sangue e la respirazione cellulare e quindi aumenta l'attività mitocondriale, e poi inoltre praticamente la vitamina B5, che aiuta, importantissima, l'acido pantotenico a metabolizzare proteine, carboidrati e grassi, e poi vitamine come la vitamina B6, fondamentale. E quindi noi capiamo quanto sia importante intervenire grazie praticamente all'assunzione delle vitamine e del complesso B, all'assunzione della vitamina C, all'assunzione dell'acido alfa-lipoico, a ottenere praticamente un'attivazione del nostro metabolismo. E ricordiamo quali sono le vitamine che più vengono attivate praticamente consumate l'acido alfa-lipoico. Cominciamo con la vitamina B1, che è la tiamina. La tiamina è presente praticamente nell'olio di germi di grano, per esempio nelle nocciole, ed è una vitamina che viene però annientata, niente di meno, che dall'alcol, dal fumo e dal consumo di dolci e zuccheri. Quindi capiamo bene che quando noi praticamente facciamo una dieta squilibrata che ci porta verso una condizione di insulino resistenza, soprattutto fumando, bevendo alcolici e mangiando praticamente molti dolci, molti zuccheri raffinati, noi andiamo incontro praticamente a consumare la nostra vitamina B1, per cui dobbiamo integrarla
parla praticamente con il nostro integratore multivitaminico, multiminerale in cui è presente il 200%, oppure comunque questa viene attivata e prodotta ed integrata con il nostro acido alfa lipoico in contemporanea. L'altra vitamina molto importante, sempre nel metabolismo energetico, è la vitamina B2, che sarebbe la riboflavina, e che sono quelle vitamine, per esempio, praticamente che ci vanno anche ad aiutare ad impedire di avere bruciori, pruriti, le infiammazioni, le afte, le stomatiti, molto importanti per i dentisti, le lesioni delle labbra, il caporale, cioè di quelle mucose più esposte, che tendono ad andare incontro praticamente a fenomeni infiammatori, ma anche quando ci esponiamo ai raggi solari la pelle può andare incontro praticamente a fenomeni irritativi, e così come quando gli occhi vengono esposti praticamente al vento e abbiamo quella sensazione di avere la sabbia all'interno degli occhi, è necessario in quei casi avere praticamente la vitamina B2, che oltre ad essere presente anche questa all'interno dell'olio di germe di grano, è presente per esempio nel tuorlo dell'uovo, in altri alimenti. Noi possiamo integrare in modo significativo la vitamina B2 con il nostro integratore multivitaminico multiminerale e soprattutto integrarla praticamente con l'acido alfa lipoico. Oltre alla vitamina B1 e B2, nel metabolismo che viene attivato dall'acido alfa lipoico, l'altra vitamina è la vitamina B5, quello che dicevamo, l'acido pantotenico, che è una vitamina molto importante nel contrastare anche quelle condizioni di malessere generale dell'organismo a livello, diciamo, del nostro stato emotivo, e combatte fortemente lo stress, quindi i livelli di cortisolo, e soprattutto anche le condizioni di cefalea, e quindi i soggetti che tendono a soffrire, poi appunto qui è coinvolto proprio gli ormoni dello stress del cortisolo, che soffrono di allergie o comunque vanno incontro a fenomeni di stress o comunque vanno incontro alla depressione. Sappiamo che produrre buone quantità di cortisolo ci combatte la depressione. Se perdiamo il cortisolo e lo consumiamo perché siamo, diciamo, in una condizione particolare di stress, andiamo incontro, diciamo, a depressione, e così anche quelle che possono essere praticamente fenomeni di cefalea. Ma guarda strano, la vitamina B5 è coinvolta anche praticamente in quella che sarebbe l'aumento dei denti cariati, come quella dei capelli, il fatto che vengano, diciamo, i capelli bianchi in una diciamo fase precoce della vita. Infatti è una vitamina presente nel polline, nella pappa reale, sempre nel tuorlo dell'uovo, ed è una vitamina che è molto importante nel far ripartire il metabolismo energetico. Infatti la vitamina, in particolar modo la vitamina B5, quella vitamina del complesso B, ma soprattutto la B5, serve a utilizzare al meglio il cibo che introduciamo, cioè i suoi nutrienti, carboidrati, grassi e proteine, trasformandole in energia ed evitando che si accumuli l'ATP. Quindi la vitamina B5 è coinvolta nel metabolismo dei carboidrati, dei grassi, delle proteine, e se assunta in dosi standard, ma comunque anche maggiori di quelle che sono le dosi standard, quindi ecco l'accoppiamento della vitamina del complesso vitaminico B e praticamente di quella che è l'acido alfa lipoico, dove presenta. Bene, eccoci qui, purtroppo la connessione lascia un po' a desiderare. L'altro elemento importante della vitamina che viene coinvolta nel metabolismo energetico e viene stimolata dall'acido alfa lipoico è la vitamina B6. Questa vitamina B6, che possiamo chiamare nelle sue tre forme diverse in cui si presenta, è la piridossina, la piridossamina e il piridossale, che sono le tre formative, per esempio praticamente una vitamina molto importante coinvolta nel contrastare gli eczemi cutanei come anche l'acne, oppure per contrastare la perdita dei capelli, quindi ottima per le superfici esterne del nostro corpo, ma anche quando praticamente troviamo elevati livelli di colesterolo nel sangue, oppure quei giorni in cui noi abbiamo una menzione maggiore, potrebbe esserci una carenza di vitamina B6. Questa vitamina B6 svolge quindi un effetto importante per che cosa? Per chi soffre di ulcera, di gastrite, di morbo di Parkinson, e riducendo quelli che sono gli effetti dei farmaci usati per queste patologie, è importante per migliorare lo stato della nostra pelle, per migliorare praticamente la condizione generale e favorire
i processi di dimagrimento che caratterizzano praticamente il nostro organismo. Inutile dire che alla vitamina del complesso B dobbiamo affiancare quelle che sono la vitamina C e la vitamina D, di cui abbiamo ampiamente parlato. Quello che ci interessa capire riguardando l'acido alfa lipoico: l'acido alfa lipoico è un cofattore molto importante che svolge funzioni molto importanti nelle carbossidazioni ossidative dei nostri alimenti, quindi usando come accettori di elettroni nella catena di trasporto l'ossigeno e quindi l'alta attività a livello mitocondriale, e quindi avere praticamente la presenza dell'acido alfa lipoico va a fare un'attivazione di altri sistemi enzimatici molto importanti, i che coinvolgono i complessi vitaminici, quelli che abbiamo detto, la vitamina B1, B2, B6 e B5, che noi integriamo nel valore nutrizionale di riferimento al 100% insieme alla nostra compressa di acido alfa lipoico, che contiene 600 mg di acido alfa lipoico. Due capsule al giorno ci apportano 1200 mg, che rispetto a una dose normale di mantenimento alimentare 300 mg è 4 volte più forte, in grado di attivare il metabolismo energetico, abbassare i livelli di glicemia, abbassare il muro di insulino resistenza, portando a maggiore insulino sensibilità i nostri muscoli, aumentando le riserve di glicogeno ematiche e favorendo il metabolismo energetico, cioè l'utilizzazione dei grassi anziché essere accumulati, vengono utilizzati, e lo stesso carboidrati che noi introduciamo con la dieta, indipendentemente dalla dieta chetogenica, vengono più rapidamente metabolizzati e scongiura quella condizione gravissima che può andare incontro il nostro organismo, che è praticamente la sindrome metabolica, con tutti gli aspetti e con tutti i rischi annessi e connessi. Con questo spero di avervi, diciamo, non annoiato, però abbiamo focalizzato l'attenzione su un argomento molto importante, quale quello dell'uso dell'acido alfa lipoico nel nostro quotidiano, al fine di utilizzare un integratore energizzante che innalzi il nostro metabolismo, svolgendo allo stesso tempo un'importantissima azione antiossidante. Che significa? Significa che mentre io vado a correre e non prendo nessun integratore prima o dopo la corsa, rischio un più rapido invecchiamento. Chi svolge un'intensa attività fisica agonistica soprattutto tende ad invecchiare prima. Quello che noi dobbiamo capire è che se invece noi svolgiamo questa attività fisica e la favoriamo con prodotti antiossidanti come l'acido alfa lipoico, che hanno sì favoriscono il metabolismo energetico, ma forniscono un principio antiossidante in modo diretto contro i radicali liberi dell'ossigeno e dell'azoto, e soprattutto praticamente in modo indiretto attivando le vitamine e coinvolgendo i fattori coenzimatici come il coenzima Q10 o la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, e quindi praticamente l'acido e metabolicamente o favorendo il consumo anche dei grassi oltre di zuccheri, evitando negli accumuli, quindi un dispendio energetico calcolato e preciso, riducendo anche le componenti della fame nervosa, vedi la vitamina B5 in questo diventa importante. Noi riusciamo ad ottenere con questo approccio corretto e questo integratore un miglioramento della qualità della nostra vita, una maggiore perdita di peso e soprattutto scongiuriamo la sindrome di insulino resistenza e allontaniamo, per le caratteristiche ormai sappiamo, e questo è noto a tutti i medici, soprattutto ai neurologi, quella che è praticamente l'insorgere di malattie neurodegenerative con l'avanzare dell'età, sono forse più importanti delle malattie che possono colpire l'organismo. Cioè una cosa praticamente è rischiare di avere un problema di artrite reumatoide, una difficoltà deambulatoria, una cosa è perdere la propria memoria e soprattutto le capacità cognitive e intellettive. In questo l'acido alfa lipoico è un grande rimedio di grande importanza. Spero di avervi arricchito, vi ringrazio per l'attenzione.